Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Gmr24. Siamo qui tornati con Formula 2016 con Giro il Volante. Oggi purtroppo siamo costretti a registrare un commentary, cioè devo fare un commentary perché praticamente l'audio del microfono ha avuto problemi, non si sentiva bene. E quindi partiamo subito. Oggi siamo appunto in Canada, invece facciamo una partenza abbastanza buona. Hamilton si tocca un po' come la vera partenza a Montreal fra Rosberg e Hamilton, però non succede niente, fortunatamente, piccola collisione ma niente di che. Vedete che quando andiamo a toccare il muro di campione, purtroppo non è successo niente. E ovviamente che il giro vada a toccare il muro di campione è un segno, è un segno, e non si fa niente, non si sa come. E comunque sarà un video di 6 minuti, quindi breve, perché appunto fate i commenti, ma magari potrei anche farli così, perché in questo modo posso registrare più video per più tempo. Cioè che una cosa registrare l'audio su un video già fatto che possa avere già 10 minuti, una cosa registrare 40 minuti d'audio, quindi può essere molto più semplice. Posso usare anche per dire qualche cosa, qualche notizia che mi diventa di dire durante la gara. Intanto qua Hamilton ci prova all'esterno, però noi non gli diamo proprio lo spazio. Sono delle staccatone al muro dei campioni veramente incredibili. Qua invece vedete che andiamo lunghi, Hamilton ci passa, ma noi facciamo una cosa incredibile dopo, perché Rosberg ci stava vicinissimo, rischiò di girarsi veramente. Ma vedete che alla staccata del tornantino, guardate che bloccaggio facciamo, ci avviciniamo tantissimo, riusciamo a reggere la macchina. Non volevo farlo, volevo fare la staccata, però non volevo sicuramente fare una cosa del genere. Ci siamo riusciti ad avvicinare parecchio, ma noi con la scia veramente eravamo un po' paurosi con l'AS. In sta gara non lo so, io sono stato sorpreso, dovete vedere dopo un sorpasso che facciamo su Verstappen, veramente incredibile. Ci avviciniamo tantissimo a Hamilton e poi sul rettilineo principale riusciamo a prenderci la posizione in una maniera abbastanza semplice, perché Hamilton appunto ne aveva di meno sul rettilineo e ancora una volta abbiamo riscaldato il contatto per esempio. Intanto qua Raikkonen prova a superare Hamilton all'esterno, ma alla fine lascia stare perché manda tutti quanti ai box. Io ho rischiato qua, però vabbè. Comunque nei box, come al solito, noi avendo l'ultima prestazione in box perdiamo sempre tantissimo dagli altri. E vedete che addirittura Raikkonen con Vettel all'uscita dei box riesce a stare davanti a noi con un giro prima di rientrare perfetto, perché ha fatto qualcosa di incredibile. Intanto vedete abbiamo messo le soft perché in Canada non si sa come, non poi superiamo Hamilton molto, molto pulita, comunque era nel traffico, non si sa come, cioè non si sa come, madonna mi sto garbugliando. Vettel riesce a starti davanti, tocchiamo quasi con Rosberg, guardate qua che facciamo, sorpasso a 3 in una curva, piccolo contatto con Vettel, poi tocca Rosberg, noi riusciamo a prenderci la posizione su Rosberg, mentre Vettel lo superiremo qua. Comunque il regolamento dice che in Canada dobbiamo usare ultra soft e soft in una gara, quindi essendo una gara 25%, tanto qua le Renault ci attaccano da sole, noi così ne approfittiamo. Sono stato bravo anche ad evitarlo, vedete che qua Verstappen ci esce davanti perché fa un pit stop di 3 giri dopo il nostro, e comunque riuscito a starci davanti. Noi stavamo anche nel traffico, qua ho fatto un taglio incredibile, ma stavamo comunque nel traffico. E guardate qua che staccata con la scia, ma che staccata, e ci riusciamo a prendere la posizione perché poi lui è andato lungo, cioè ci ha visto, si è spostato, noi siamo andati sul cordolo, ma poi colpo di scena perché Button fa una grigliata, decide di fare la grigliata e quindi safety car. E pensavo che questo si avrebbe potuto favorire, invece no, perché praticamente Bottas era un po' più lontano di quello che pensavo io, quindi grazie alla safety car è riuscito a starci davanti. Vedete poi qua Verstappen si prende la posizione e sinceramente io mi sono nervosito tantissimo qua, perché poi non me l'ha fatto superare. E infatti poi ho usato il flashback, ho detto non è possibile, questo mi può superare. Vedete qua lo uso, ma semplicemente perché è una cosa non normale che quello mi può stare davanti. E quindi ci teniamo la posizione tramite il flashback, ho usato proprio quando succedono queste cose strane. E quindi niente, l'ho usato. Magari il commentary lo potrò usare anche per le prossime gare, come detto, perché vedo che viene bene alla fine, riesco a essere più reattivo, cioè nel senso
parlo un po' di più, perché quando gioco ovviamente si balbetta un po' perché concentrati non è facile. Quindi Bottas e Sainz si fermeranno davanti perché c'erano due Williams e due Toro Rosso davanti a noi, e Bottas e Sainz ci saranno davanti, mentre Ericsson, beh, andrà dietro, però invece le altre due macchine dell'altro Toro Rosso, di Kvyat e Massa, saranno dietro perché devono fare un giro in più, quindi perdono tempo. Vedete che non riusciamo a prendere proprio la posizione su nessuno dei due. Poi all'uscita la safety car riusciamo a superare Sainz all'esterno, ma loro avevano ultra soft perché hanno iniziato inizio. Qua pure ho rischiato, non so, cioè veramente il muro dei campioni buggato. Riusciamo a tenerci dietro Sainz alla fine, ma vi faccio vedere com'è, che prendere Bottas con l'ultra soft è impossibile, quindi andiamo a chiudere. Vi ho evitato gli ultimi giri perché erano noiosi, intanto Hamilton è riuscito ad arrivare terzo. Chiudiamo comunque una buona seconda posizione, siamo partiti primi, però Bottas ha avuto tantissimo culo là, veramente tanto tanto tanta fortuna. Comunque una seconda posizione che è ottima per una Haas, e comunque siamo ancora ad esperto, però io vi dico che ho registrato già dei video e non ho avuto tempo di caricarli, e siamo arrivati a leggenda. Siamo arrivati a leggenda e stiamo facendo delle buone figure, anzi, delle grandissime figure. Vedete che qua siamo a 52 punti da Hamilton, ma voi preparatevi per i prossimi video perché ci sarà qualcosa di epico con leggenda, e quindi ci vediamo alla prossima.